Le ultime su Udinese e Milan di sabato. Un nuovo sponsor trova un accordo con il Milan. Supercoppa, gli arbitri rumoreggiano un po'. Infine le notizie sul nuovo stadio. Tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rossonero TV, è completamente gratuito, basta cliccare su tasto iscriviti e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan. A livello di notizie, in anteprima, in tempo reale, attraverso le nostre rubriche giornaliere, le nostre live del martedì e di giovedì sera. A proposito, stasera ricordatevi alle 22 DNA Team, i nostri pre e post partita e le radiocroniche di tutte le partite del Milan. Inoltre vi ricordo che potete lasciare commenti nella chat durante il video e a fine video nei commenti stessi. Partiamo subito quindi con le notizie, iniziamo a parlare di Udinese-Milan che si sta avvicinando, oggi è giovedì, quindi mancano 2 giorni e poco più alla partita. Per quanto riguarda gli infortunati, Sportiello e Pellegrino sono finalmente disponibili, Florenzi ancora non sappiamo, si deciderà all'ultimo e purtroppo è venuto fuori che Giroud è stato 2 giorni fermo negli allenamenti. Per un attacco febbrile si parla di influenza, ma sono positive le possibilità di vederlo anche lui contro l'Udinese. La cosa da sottolineare è che nessun giornale aveva scritto, diciamo, che per 2 giorni Giroud non si era allenato fino a stamattina praticamente. Passiamo poi al mercato. Per il mercato c'è sempre la telenovela del buongiorno, c'è questa ipotetica offerta fatta da Milan di 15-18 milioni più Colombo più adesso il prestito di Simic, che però diciamo, non sembra venire accettata dal Torino in quanto Cairo ha detto che non ha intenzione di vendere adesso buongiorno, quindi probabilmente sarà una cosa da valutare a giugno. Anche se Cairo effettivamente nelle sue vendite non ha mai o quasi mai preso in contropartite tecniche, quindi la vedo difficile e una votazione, un pagamento di 35-40 milioni per Buongiorno la vedo secondo me impossibile da parte del Milan. Altro nome che si abbina al nome del Milan è Zirkzee di Bologna, o Zirkzee, dove c'è una valutazione di 40 milioni circa, che sarebbe la clausola con cui il Bayern potrebbe ricomprare Zirkzee. Questa è la cifra che Bologna vorrebbe per il giocatore. Anche qui siamo nel stesso discorso, cioè non vedo una cifra di questo genere per comprare un giocatore di con buone prestazioni sicuramente, però ancora da confermare, e Milan prossimo anno avrà bisogno comunque di un centravanti, perché Giroud avrà 38-39 anni, non potrà continuare sicuramente a giocare tutte le partite come ha fatto quest'anno, avremo sicuramente Okafor, avremo Jovic, probabilmente se sarà confermato. Però sicuramente manca una prima punta da dare il cambio a Giroud, oppure da essere lui titolare al posto di Giroud. Quindi il prossimo anno, secondo me, gli sforzi saranno fatti prevalentemente, penso, proprio sul centrocampo, e forse anche, secondo me, sul centrocampo, sul centravanti, e forse anche, secondo me, con un centrocampista vecchio stile, secondo me, da mordere, diciamo, le caviglie ai giocatori. Oggi partirà anche la Supercoppa. Si partirà la Supercoppa con la prima partita Fiorentina-Napoli, domani invece sarà Inter-Lazio. Supercoppa che porterà circa 8 milioni, mi sembra, alla squadra vincente, 5 alla finalista e, se non sbaglio, 1,5, se non sbaglio, ai partecipanti, quelle eliminate nelle semifinali. Una Supercoppa che però gli arabi sembrano un po' snobbare, in quanto avrebbero preferito sicuramente avere Juventus e Milan nelle squadre partecipanti. Logicamente anche noi avremmo preferito che Milan fosse fra le quattro, più che altro voleva dire essere arrivato nelle prime due in campionato e in finale di Coppa Italia, cosa che l'anno scorso non siamo arrivati. Però tant'è, diciamo, guardiamo il lato positivo, che ci evitiamo una trasferta in Arabia, con 2 partite forse da giocare nell'arco di 3 giorni, con un ritorno nuovamente in campionato e altre partite susseguenti. Quindi, sinceramente, tutti i mali non vengono per nuocere. Capisco, diciamo, un pochino la delusione di non poter partecipare, però comunque allo stesso tempo prendiamo il lato positivo.
Per quanto riguarda Udine, invece, è stato scelto l'arbitro, tanto per cambiare un arbitro che non mi piace, è il signor Maresca, già con precedenti non proprio positivi nei confronti del Milan. Ci ricordiamo rigori dati contro, inesistenti, ci ricordiamo l'espulsione di Ibrahimovic per un fallo, per aver detto una cosa all'arbitro che in realtà non era, l'arbitro fraintese. E comunque fu squalificato per un giorno, una giornata comunque Ibrahimovic, arbitro che non mi piace, molto troppo, diciamo, egocentrico, troppo, come si può dire, che se la prende un po' troppo, e quindi sarà una partita già difficile con un arbitraggio che secondo me non ci aiuterà sicuramente. È uscita una statistica su Theo Hernandez che è il terzino che attualmente ha segnato più gol e fatto più assist a livello dei 5 campionati top europei. Infatti, diciamo, attualmente ha fatto 27 gol e 23 assist nella permanenza di Theo Hernandez nei 5 campionati europei. È l'unico nel reparto difensivo ad aver fatto questo. Quindi una conferma che Theo Hernandez, quando è concentrato, quando è in forma, è un giocatore che fa la differenza. Speriamo, ecco, che con il suo passaggio a centrale gli abbia dato la determinazione, la concentrazione di giocare sempre al massimo, cosa che invece negli ultimi tempi aveva perduto fare il terzino sinistro. L'ultima volta ha giocato bene, speriamo che, appunto, gli sia servito questo anche cambio di ruolo proprio per avere un miglioramento di concentrazione, che era la cosa che prevalentemente gli imputavo anche io, diciamo, nelle sue scarse prestazioni di quest'anno e anche lo scorso anno alcune volte. Vediamo poi a un discorso dell'allenatore, allenatore che nel caso in cui Pioli non venisse riconfermato potrebbe prendere il suo posto. Io ho fatto ieri, ho lanciato ieri l'altro, anzi, un sondaggio sul nostro gruppo Facebook di DNA Rossonero TV, ha avuto più di 200 risposte. Ebbene, il 46% ha dato Conte come preferito, il 25% De Zerbi, il 14 Pioli, il 12 Thiago Motta e poi residui, pochi residui a Italiano della Fiorentina e all'allenatore del Nizza, che adesso mi sfugge il nome. Quindi riconfermato per quasi la metà dei tifosi rossoneri la preferenza a Conte, seguito appunto poi da De Zerbi, che però è in trattativa di rinnovo con il Brighton. E nel caso cui anche volesse venire, sarebbe pagare una clausola di 20 milioni. Comunque, quindi vedo la cosa molto difficile. Poi Pioli, conferma di Pioli, poi Thiago Motta e il resto. Vedremo a questo punto a giugno cosa succederà. Veniamo poi alla notizia stadio. Per quanto riguarda lo stadio, la situazione, come abbiamo già detto, è stata, diciamo, approvata, diciamo, dai tecnici del comune di San Donato. E adesso a proprio a giorni, può darsi anche questo fra oggi e domani, può darsi, o al massimo inizio della settimana prossima, la giunta comunale darà l'approvazione alla variante riguardante appunto lo stadio, la costruzione dello stadio. A questo punto passerà poi la palla al consiglio comunale, che nell'arco di un mese circa, con la diffusione anche del progetto a livello anche della popolazione, dovrà approvare oppure no il progetto. Diciamo che si dà per scontato l'approvazione in quanto la maggioranza è nettamente schierata all'approvazione del progetto. A questo punto, siamo a metà febbraio, ci vorrà circa ancora un anno e mezzo perché, diciamo, si realizzi, diciamo, l'approvazione definitiva, coinvolgendo sia la regione che gli altri enti, quindi l'ente parco, le ferrovie dello Stato, l'ATM e tutti quelli che porteranno logicamente a cambiamenti nella zona, praticamente. Quindi i vari sindaci delle varie zone vicine che comunque si continuano a dichiarare positivi, sempre che vengano svolte logicamente quelle azioni a livello di mobilità, di controllo del territorio, di arterie stradali, eccetera, che logicamente presuppongono per uno stadio di 70.000 persone. Una volta fatto questo, e si parla che sia circa nel 2025, verso primavera 2025, in estate 2025 dovrebbero iniziare i lavori con la posa della prima pietra. La chiusura dei lavori dello stadio
si pensa che siano attorno ai 3 anni, quindi nell'estate 2028 lo stadio dovrebbe essere pronto per poter ospitare la prima partita nella prima o seconda giornata di campionato, del campionato di Serie A 2028-2029. Questa è la situazione attuale dello stadio, situazione che si evolve logicamente con i suoi tempi, che sono tempi italiani, quindi molto lenti, però comunque c'è sempre un sentore positivo attorno allo stadio, cosa che non era prima con San Siro. Quindi rimaniamo fiduciosi, speriamo di vedere quanto entro i prossimi 4 anni e mezzo finalmente lo stadio del Milan, solo del Milan, costruito. E con questa notizia io vi do appuntamento a stasera alle 22 con DNA Team, e quindi vi auguro un buon pomeriggio, una buona giornata, sempre Forza Milan, ci vediamo stasera alle 22. Ciao a tutti da Giovanni.